Il nome stesso rivelava la missione che Rita avrebbe dovuto compiere sulla terra, prendere su di sé, alleggerire il pesante fardello di tante persone per riavvicinarle a Dio, ravvivando la debole fiammella della loro fede. Per fardello intendo malattie, errori, assenza di fede, di carità e di amore, disaccordi in famiglia. Per affrontare questo compito, lei stessa è dovuta passare attraverso le strettoie della sofferenza, la povertà, le misere condizioni di vita dell'infanzia e dell'adolescenza. Non hanno sviluppato in lei rabbia e odio, ma amore e compassione verso chi viveva in condizioni peggiori delle sue. Di fronte alle difficoltà e alle malattie, Rita prega, perché, dice, la preghiera stabilisce un ponte fra Dio e gli uomini, ed attraverso di essa io chiedo al Padre Celeste di intercedere per chi soffre. Busso a quella porta, poi è il Padre che stabilisce se e come concedere la guarigione. Dipende tutto da Lui. Si deve prima guarire spiritualmente, perché non ha alcun senso guarire nel fisico se poi si persiste nell'errore. Da queste parole si comprende come Rita non attribuisca mai a se stessa il merito delle guarigioni che si verificano. Anche la vita matrimoniale di Rita è stata segnata dalla sofferenza. Dal matrimonio con Raffaele Mugnolo nascono due figli, Gianluca ed Antonio, ai quali Rita è legata da un profondo sentimento d'amore. Questa unione non dura per molti anni. Ben presto Raffaele decide di vivere con un'altra donna dalla quale avrà una figlia. Sola, con due figli, Rita intraprende il difficile cammino di madre e di guaritrice. I figli intraprendono presto il cammino che viene loro indicato dalla madre, Gianluca all'età di 18 anni ed Antonio all'età di 17 anni, dedicano il loro tempo insieme alla madre alla cura degli ammalati con profondo senso di responsabilità e di amore. Ma l'opera di Gianluca si interrompe il 23 dicembre 2011, giorno in cui il suo spirito ritorna al Padre Celeste. Credo non possa esistere per una madre una prova più straziante. Risollevandosi ancora una volta, Rita riprende la sua opera, dedicandosi ancora alla cura delle persone malate. Concludo questi pensieri con un messaggio che è riportato sul libro Il cielo non è lontano, che esprime e ci aiuta a comprendere un po' di più chi è Rita. Questo è il messaggio. Chi ha sete di fede non si ferma davanti a niente. Chi ha sete di potere dona solo sofferenza all'uomo che ama. Il figlio della saggezza è mite. Il figlio del demone è furbo. Chi sarà con Dio seguirà le persone di fede. Amati e santi sono gli obbedienti, condannati sono gli usurpatori, e di falsi profeti sono perfidi traditori. Chi prega ed ama il Signore lo servirà, e noi angeli operiamo per proteggere i suoi figli umani. Noi, esseri celesti, crediamo nella benevolenza di Dio, ma anche nella sua ira. Noi, esseri di luce, desideriamo la luce. Questo è il messaggio. Al che, come conclusione, penso che sia giusto dire, come si deduce dalle sue opere, anche Rita è un essere di luce. Rita desiderava che si leggessero due messaggi tratti
dal libro Lettera a Gianluca. Praticamente sono due messaggi, diciamo così, che Gianluca ha mandato alla madre e alla moglie, e questo serve per farci capire come Luca sia vicino a noi, vivo, anche se purtroppo fisicamente noi non possiamo comunicare con lui. Sentite quanto amore aveva dentro di sé ed ancora dentro di sé. A te, madre, che con amore hai seguito i miei passi terreni, dedico la mia vita. Là dove ora io vivo, attendo con amore il tuo ritorno alla casa del Padre nel giorno della tua rinascita in paradiso. La veste che ora ho è eterna e vive nell'amore del Creatore. Non smettere mai di sperare e gioire delle guarigioni che il Signore ti dona, e testimonia come sempre la grandezza di chi ti ha dato il dono della guarigione. Come può colui che ama essere felice nel vederti così triste per la separazione fisica? Ricorda sempre con amore che un giorno ci rincontreremo in spirito e saremo puro spirito a servizio dell'amore di Cristo. Guarda le tue mani e fai il più possibile tue le anime da salvare. Guarda la tua vita e non smettere mai di vedere a quante vite, grazie a Dio, hai donato speranza e amore. Il mio cuore non smetterà mai di amarti e di vivere al tuo fianco il tempo che Dio mi concede per poterti aiutare nella tua opera. E questo è un segno che Luca sta vicino alla madre e a chi opera verso gli ammalati. Questo è per Arianna, la moglie. La sposa terrena ho amato in terra e con grande consapevolezza ho lasciato al suo fianco il mio cuore di sposo. Resta una vita nel cuore di chi ho amato e con amore ho lasciato il mio segno terreno, i miei amati figli. Non vedi ciò che ami, ma non puoi negare la mia esistenza. Non vedere il tuo cuore lontano dal mio e non smettere mai di sperare, perché il vero amore è eterno. Guarda con occhi d'amante la vita e guarda i tuoi figli, dono d'amore che ti ho lasciato. Fede e speranza in un battito di vita e amore nello sposo. C'è una vita da vivere ed uno spirito da crescere. Mangia il pane della vita e gioisci anche della nostra vita vissuta insieme, perché essa sarà nostra per sempre.